poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Spira nel senso basta, Spira nel senso che è finita. Sta per cominciare una nuova puntata di DJ Chiama Italia, ricca di un sacco di notizie. Cominciamo subito con la parentesi sportiva. Ieri sera a San Siro, Inter 1, Juventus 0. Fine, sigla, sì, buongiorno. Te lo ricorderò per due ore. DJ, fine, spegni il microfono. Ciao. Spegni il microfono. Inter. Basta. Grazie. Supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina ad Amalfi. Oh yes! E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione DJ Chiama Italia. Buongiorno, ben ritrovati. Vale per tutti gli ascoltatori, vale anche per tutti i collaboratori. Avete passato un buon fine settimana? È stato un fine settimana, almeno nel nord Italia, per una volta tanto caratterizzato da bel tempo. Forse anche troppo bello per essere all'inizio di febbraio, però godiamocelo, anche perché poi nei prossimi giorni dovrebbe tornare un pochino di freschezza, compatibile col periodo. Di frescura. Paolo Frescura era un cantante degli anni 70. Purtroppo il bel tempo porta con sé la nebbia. Avete appena sentito il notiziaccio di Radio DJ, in questo caso era notiziaccio, non notiziario. Però insomma sembrerebbe non ci siano state vittime, nel senso grandissimi incidenti sull'autostrada. Bene, nel senso che appunto che non è finita male. Alle 11 l'appuntamento con Daniele Adani, che ci darà il suo parere imparziale sul big match di ieri, ma anche sulle altre partite. Non mi ricordo più com'è finito. Vai a fanculo. Questo è il risultato. Vai a fanculo. Cosa ho fatto ieri sera? Ho guardato la partita pur sapendo come sarebbe finita dopo 5 secondi. Posso dirti, non potevi nemmeno spegnere prima, perché anzi alla fine c'era la speranza. C'era sempre la speranza che è l'ultima a morire, però insomma si è capito bene come qual era la differenza fra le due squadre in campo, qual era l'atteggiamento e chi poteva vincere, anche se poi appunto ci sono state mille occasioni in cui la palla ha dimostrato di essere rotonda. È un problema di mentalità. Sì. Ho guardato la partita da solo, ovviamente, perché mia moglie ha scelto di fare altre cose, con il telecomando in mano. Nel momento
momento stesso in cui Maresca ha fischiato il triplice fischio, pam, beh, spento. Certo. Ma è un grande classico. Ma non voglio vedere neanche. Ma benvenuto nel mio guarda, mondo. Se c'è una cosa, se c'è una cosa che ho apprezzato di ieri sera, forse l'unica, è che nonostante fosse una partita ad alto rischio nervosismo, sì. Tutto il nervosismo era sugli spalti, perché in campo i giocatori, pur sì, essendo sì, molto agonisti, sono stati molto rispettosi l'uno dell'altro. Appena finita, pam, beh, spento. Grande classico. Invece se vinci, il problema è che fino a mezzanotte perché tu non hai sentito io a un certo punto a San Siro ho preso il microfono e ho detto ricordatevi che Linus abita vicino, suonate fino a mezzanotte. Certo, sono andati avanti, certo. No, stavi dicendo, perché tu quando vinci rimani a guardare. Io quando vinco, non so tu, io sì, quando vinco faccio l'una di notte. Allora io quando la mia squadra vince, specialmente quando vince una partita importante, odio la televisione che l'ha appena trasmessa, sì, perché sistematicamente va in onda lo spottone. Sì, cioè sì, finisce la partita. Vabbè, e chiaramente loro devono mettere in onda le pubblicità, certo, quelle pagate di più, certo, capito? Certo. E invece io vorrei vedere la mia subito, squadra, bravo, che si scambia le magliette, che va sotto la curva. Ti capito, dico solo no? Come è andata ieri sera, l'italiano medio Fantozzi proprio. Avevo l'iPad su DAZN e Sky nel televisore, okay, normale. Così da vedere, capito, non perdermi. Dove neanche, mancava qualcosa, neanche c'era dall'altra un secondo parte di Inzaghi e Allegri che diceva le stesse cose. Va bene, va bene, va bene. Allora, weekend dedicato anche alle celebrazioni musicali, due soprattutto, una quella di cui parleremo nei prossimi minuti, e cioè i Grammys, gli Oscar della musica, insomma, quella americana quantomeno, con un sacco di risvolti interessanti anche dal punto di vista del costume, più che dal punto di vista della musica, sì, stessa, e soprattutto la celebrazione del DJ Time sabato sera, la quale tutti e bello, quattro bello, eravamo bello, presenti. Bellissimo. Ma sai che sono rimasto impressionato dall'entusiasmo della gente, non sì, che sì, non me l'aspettassi, però insomma è una cosa che la maggior parte di loro credo abbia già vissuto in qualche occasione, no? Cioè non è che l'hanno fatto 30 anni fa il DJ Time e poi hanno smesso di farlo, lo hanno riproposto in diverse salse, in diverse occasioni, in diverse location, ma è la magia del forum secondo me, no? Cioè è come un parroco che è abituato a dare messa nella sua chiesa di campagna e poi la stessa cosa la fa in una grande cattedrale e di colpo tutto diventa ancora più certo, magico. Certo, bello, certo, bello, certo, bello, bello, veramente emozionante. Sono rimasto colpito anche, ma era un po' che non li vedevo io, diciamo, dalla modernità delle versioni. Sì. Cioè non è che mettono quelle degli anni 90 così come sono, no, è tutto rivisto. È un bel mix. Io in confronto sono un dinosauro quando metto i vinili, ma faccio un'altra cosa. È un'altra cosa. Però creano una bella magia musicale. Sì, no, pazzesco. Una pazzesco, bella botta vabbè, sonora. Mi sono sentito anche molto giovane. Quanto mi faceva ridere Fargetta, tu non hai idea. Fargetta, ho visto che usa molto le mani. È un po' direttore d'orchestra. Direttore d'orchestra. C'è questo nuovo direttore d'orchestra. Fargetta, grande direttore. Fargetta, grande. Grandissimo. Molto grandissimo. Bello, molto. No, tutto bene, siamo molto divertiti e pare che sia così anche per tutti e 10.000 quelli che c'erano, ma secondo me erano anche un po' di più, più ho visto gente aggrappata ai lampadari, 12.000 almeno, sì, sì, sono rimasto male che Alexa ha fatto soltanto due Alexia, canzoni Alexia. Ma io volevo dire Alexa fai un'altra canzone. No, e poi grande Max che ha fatto una versione a due canzoni ha cantato Max, sì, no? nella notte prima anni, remix di Molella, e poi Gli anni, anche qui c'è un remix che sentirete alla fine di questa versione che apparentemente è quella che avete già ascoltato in altre occasioni. Stessa storia, stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano che cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni di Happy Days e di Larval, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come Jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui. Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
stesso posto, stesso bar. Sta quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia, solo lei davanti a me. Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro lo riporterà. E tu e noi, dammi il cappello e ti giocai, dammi il cammino e sopra vai, ti mangio in parole e te ne ami, ti mangio solo l'acqua, fanti tu, dammi il cappello e dai tu, dammi le tue rocce e sole gis, dammi di qualsiasi cosa fai, dammi il tranquillo. Che frase, ci pensavo sabato sera mentre con un po' di emozione sentivo Max cantare questa versione di questa canzone. Cosa c'è di più tipico delle compagnie di quando hai 18 anni e credi che i tuoi amici saranno tali per tutto il resto della vita? Poi a volte succede, a volte no, perché certo, la vita è imprevedibile. E ti succede qualcosa e loro ti dicono tranquillo, tranquillo siamo qui noi. Poi gli anni passano, gli anni appunto, ti giri e magari non li trovi più, ma per mille, per mille motivi, magari ne hai trovati altri nel frattempo. Certo, certo. Nel frattempo. Sì, sì, sì. Sei sì. emozionato? No, molto, molto. No, ma sono ancora emozionato a pensare a quell'autorete di gatti di... Ma vai a fare! A proposito di amici che ci sono sempre. Sai che quel gol lì l'avete segnato di forza. Beh, nel senso, no. Beh, come quando si gioca a rugby, no? Che le squadre salgono e sì, trascinano in avanti la palla insieme con gli avversari. Sai cosa ho pensato? Voglio chiederlo stronzi. Poi ad Adani, no? Poi vedi a marcare troppo stretto. Se non marcava troppo stretto. Vabbè, Grammy. Che non si, che io lo pluralizzo sempre, gli aggiungo la S, ma non lo fanno mai loro. Okay. Per cui i Grammy, okay, gli Oscar della musica americana, con qualche piccola cosa interessante che è successa ieri sera. La più emozionante, credo, è il ritorno su un palco di Celine Dion. Sapete che Celine Dion da parecchi anni non si esibisce più neanche a Las Vegas, dove aveva fatto la sua residence, perché ha una serie di problemi legati alla rigidità muscolare che le impediscono proprio di deambulare, di avere una vita normale e anche di cantare. La stessa malattia che ha Lady Gaga. Sì, che ha avuto, perché Lady Gaga credo che sia un pochino meglio, lei invece è molto peggiorata. Da quello che appare non se ne va mai, rimane in uno stato sopito e poi torna. Caspita, quindi il cervello non dà più il comando ai muscoli, tra cui le corde vocali. Credo, quindi non puoi cantare. Non voglio fare il medico, però insomma è una cosa più che altro anche molto molto dolorosa, però in qualche modo insomma si è fatta vedere sul palco di questa premiazione, raccolta ovviamente anche da una grande ovazione. C'era Luke Combs, che è questo cantante country che più volte abbiamo fatto sentire con la sua versione di Fast Car, che è tuttora un successo enorme negli Stati Uniti, e ovviamente insomma in questo caso la grammatica delle premiazioni che cosa poteva prevedere se non che ci fosse come si chiama la Tracy Chapman, ma che la cantava in coppia. Io non l'ho visto, è uscita dopo un po' o era già sul palco? Non lo so, dall'inizio? Io ho soltanto letto e sentito, purtroppo non ho visto l'esibizione perché stavo ancora riguardando gli della partita. Sì, neanche certo. Un secondo, neanche un secondo. È interessante l'esibizione di Killer Mike, che è un che è Killer Mike con questo nome così rassicurante. Michele l'assassino. Andrea Michele. Killer Mike, quando fa rap Michele si fa chiamare Killer. Okay, Mike. È un rapper che ha preso una premiazione, che ha preso un Grammy, ma che è stato visto andare via in manette. No, perché non si sa bene che cosa sia successo nel backstage. Al che i giornalisti lo hanno chiamato per sapere se era vero che l'avessero arrestato, no? Sono qua, tranquillo, bello pacciarotto, ok? Non sei stato arrestato? No, al momento no. Scusa, devo mettere giù. C'è la polizia alle porte. Nel frattempo, sì, per chi ci guarda dal canale 69 del digitale terrestre, questo è decisamente l'unico programma televisivo in cui dietro al conduttore c'è un operaio che pota le piante alla tua altezza. Dov'è? Esattamente, sei impallato dalla... Lo vedi? Sì, lo vedo benissimo. Ok, con la sega. Quello è un decespugliatore. Beh, è una sega. Sì, sì. Sta tagliando i rametti. A motore, sta tagliando i rametti.
Ciao, saluta, vero, sei in televisione. Vero. Ciao, ciao, sì, ciao. Sta salutando. Grammy Awards. Per il quarto anno di fila, o perlomeno per il quarto album di fila, sì, Taylor Swift vince il premio come miglior album dell'anno. Vabbè, ormai dovrebbero anche esentarla, no? Come quando c'era il telegatto delle radio negli anni 90. E un anno li vince tutti i radio DJ. E un anno li vince tutti i radio DJ. E un anno si inventano. Radio DJ vince il telegatto di platino. Cioè, poi ci sono gli altri. E gli altri ovviamente cosa dicono? Abbiamo vinto il telegatto. Ce l'hai su quello di platino? Certo che ce l'ho. Anche quello di platinette, tra che l'altro è un po' più per esproprio con per la parrucca, ecco, esatto, mettiamola così, con la parrucca. A proposito di Taylor Swift, domenica prossima c'è il Super Bowl, ok? Il suo fidanzato che si chiama te l'hai risegnato, anche io me lo sono dimenticato, contavo su di te. Il quaderno lo apro, è già il segno giusto. Sì, il suo fidanzato che gioca nei Kansas City Chiefs, ok? Domenica sera. Kelce. Domenica sera gioca, lei però sabato sera c'ha il concerto a Tokyo, non sono esattamente vicinissime, ci sono 17 ore di differenza di fuso orario e 12 ore di aereo, se okay, vogliamo essere precisi. Questa che ho in mano, grazie al mio amico della CIA Bagatta Guido, che me l'ha fornita, ma è un documento riservatissimo che però io posso condividere con voi, guardalo qua, carta intestata, è un documento dell'ambasciata giapponese a Washington. Non sto dicendo stupidaggini. No, no. Assolutamente vero. Con questo documento l'ambasciata giapponese intende tranquillizzare tutti i fan di Taylor Swift che hanno il biglietto per andare a vederla a Tokyo e hanno paura che lei non si presenti o se ne vada via prima. Sì. Il succo di questo messaggio è: c'è tempo per fare tutto, state tranquilli. È scritto in inglese, ma noi l'abbiamo fatto tradurre al traduttore automatico. Dichiarazione dell'ambasciata del Giappone negli Stati Uniti. L'ambasciata del Giappone negli Stati Uniti è a conoscenza dei recenti resoconti dei media riguardanti i passi che Taylor Swift dovrà compiere per viaggiare da Tokyo dopo il suo concerto del 10 febbraio a Las Vegas in tempo per vedere i Kansas City Chiefs suonare nel Super Bowl 58. Nonostante il volo di 12 ore e la differenza di fuso orario di 17 ore, l'ambasciata può tranquillamente affermare che se partirà da Tokyo la sera dopo il concerto, dovrebbe arrivare comodamente a Las Vegas prima dell'inizio del Super Bowl. Sappiamo che molte persone in Giappone sono entusiaste di assistere all'Eras Tour di Taylor Swift, quindi volevamo confermare che chiunque sia interessato può essere impavido nel sapere che questo talentuoso artista può stupire il pubblico giapponese e arrivare comunque a Las Vegas per supportare i Chiefs quando loro scendere in campo per il Super Bowl indossando il rosso. Hai capito? Ah, ho capito. Impavido. Sì. Tra l'altro, Almasciata ha fatto anche un po' una finezza, perché ci sono citati tre album, sì, di Taylor Speak Now, Fearless, che è impavido appunto, esatto, e Red, che è il colore della maglietta, ma è anche il titolo di un disco, quindi possono stare tutti quanti tranquilli. Poi ragionavo mentre lì è addirittura il giorno prima. Ah sì, torna indietro nel tempo. Una cosa del, o il, insomma, il giorno dopo, e quindi torna indietro, cioè se vai a Los Angeles torni, cioè, di un giorno indietro. 12 ore di aereo sono compensate dalle 17 ore di fuso orario. Esattamente. Capito? E quindi è come se il fuso orario fosse soltanto di 5 ore. Please open the door. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls, trying to talk over the silence. And pride sticks out his tongue and laughs at the portrait that we become. Stuck in a frame, unable to change. I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I've forgotten. Somehow, time can make you blind, but I see you now as we're laying in the darkness. Did I wait too
on a hill. Outsiders inside the home that we built. The cold settles in. It's been a long winter of indifference. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you learn to, and maybe you won't. You've had enough, but I won't give up on you. I'm late. But I'm here right now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long? Ha capito il trucco, no? Ha capito che a DJ Cam Italia mettiamo una canzone vecchia, cioè una canzone bella, e una canzone di oggi. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una canzone di oggi che sia anche bella. Sì, no, che sembra vecchia, molto... che bella perché sembra vecchia. Perché ieri sera sul palco dei Grammy si è esibito anche Billy Joel, che ha cantato finalmente questa canzone che è uscita venerdì scorso, che è la sua prima canzone nuova dai tempi di River of Dreams. Ah, stiamo parlando del 93. Sì, 30 anni che non fa. Con calma. E poi mi piace molto Billy perché se tu lo segui sui suoi social, lui ha una moglie molto più giovane di lui, e lui ha 75 anni, sì, adesso 75 o 76, e soprattutto con questa moglie più giovane, che non è però una ragazzina, avrà 50 anni, 45, ha due figli, mi pare, un maschio e una femmina, che avranno però tipo 7-8 anni. E quindi lui sta vivendo questa seconda giovinezza, diciamo, no? Da nonno papà, perché sì, comunque alla fine è una cosa che evidentemente ti fa sentire giovane, un pochino, poi ti fa ringiovanire, no? Pedagoghi, ed è pazzo appunto di questi bambini con i quali gira poi, puntualmente. Si può riflettere sull'atto di egoismo di fare un figlio a 75 anni, perché poi il povero bimbo non avrà più il papà quando sarà ventenne, diciamo. Ma sì, ma l'importante è che il papà finché c'è gli dia tutto quello che c'è da dare, perché ci sono papà che magari hanno un'età migliore e sono più avari dal punto di vista dell'affetto. Eccole qua, due femmine sono, vedi? Molto piccole, insomma. Vabbè, caro Billy, poco fa ho detto una cosa, ovviamente non era una verità assoluta, no? Cioè che quando hai 18 anni e hai la tua compagnia, è normale che se succede qualcosa qualcuno ti venga a dire la famosa frase di Max Pezzali: tranquillo, siamo qui noi. Poi dopo quella compagnia magari si perde un pochino, specialmente se si vive in una grande città dove le relazioni sono un po' più complicate da gestire, però ci sono fior di eccezioni. Linus, il mio gruppo di amici, ormai tutti sui 60 e passa, è composto da persone, da coppie, amici da quando avevamo 15 anni.
E come allora ne combiniamo di tutti i colori. Ma si sente sì, sì. Dal tono della voce proprio io lo evinco. Più loro allora, di Carlo allora, Frasca. Allora, caro amico che non ti firmi, l'idea di mettere in onda questo tuo messaggio è solo di questi due stronzi, Matteo e Nicola, per poter fare gli spiritosi sul fatto sulle che sulle tue spalle. No, invece lui era così emozionato vero, nel dircelo è vero, che chiaramente voleva essere romantico. No, e voi so, siete so, degli aridi. Siamo proprio delle siete merde. Dell'Inter proprio. Ma cioè, sì. Gente cattiva. Ah, la squadra che ha vinto contro la Juventus. Grazie. Torniamo tra poco. 8 gol di gatto. DJ, chiama Italia. Let me tell you. Girl. You my little putain. So I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Put a little gold in the teeth and it fit good. So I took the doors out the deep. Okay, I see your brother holding your seat. No beef, but I'm trying to get to know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Sauvignon Blanc. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song. Baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing. So I'll give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. So I don't give a hoot what you do say. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh. I know. Di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega, se ne frega di tutto sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar, forse non ci incontreremo mai. Altri è una nebbia cattiva.
buco a farfalla di un pianeta che non c'è. Come trovare il coraggio, odissea nello spazio, di un cratere profondo di quel corpo che non sei più. Minuti dopo le 10 state ascoltando Radio DJ, più in particolare state ascoltando DJ Chiam Italia, e visto che abbiamo dato qualche numero ve ne diamo qualcun altro. 342 522 1012, forza scrivici, oppure cantaci, oppure vocalizzaci, che vi viene più facile. Ho capito che alla fine la battaglia è persa, insomma. No, certo, non c'è speranza, certo, non c'è speranza, certo. Non fai anche tu come, sì, alcuni col brutto carattere che nello stato di WhatsApp, giuro, sì, mettono no vocali. Lo farò, ah, guarda. Sì. No vocali. Sì, sì, sì. Lo farò, visto, lo farò, lo farò. Non ricordo in quale paese, forse addirittura a New York o in California o ad Amsterdam, potrebbe succedere dappertutto. Opto più per la prima versione, ma aspetto conferme o smentite. Sì. Il Ministero dell'Istruzione locale si è messo d'accordo con gli insegnanti e con il sindacato dei genitori, degli studenti, insomma, per rendere obbligatorio l'insegnamento della scrittura corsiva. Ah, cioè, perché è vietato lo stampatello. Vietato lo stampatello cioè, diventa veramente una materia. Ah, ok, caspita. Cioè, come mia nonna che a scuola faceva calligrafia. Sì, è vero. Ma è vero. C'è stata, è vero. Sì. Credo c'è che sia stata per le scuole elementari e per le scuole medie inferiori, grosso modo. Perché comunque è una cosa che tendiamo a trascurare e a perdere, no, una volta che siamo abituati a scrivere con una tastiera. Invece è importante anche perché le parole scritte sono importanti, sì, ma soprattutto nello scriverle... si dà più importanza al significato di quello che stiamo, sì, scrivendo. Certo, no? Certo. No. Bene, comincia tu allora col corsivo. Imbraccia la penna. No, io sono pessimo e apprezzo questa cosa perché avrei dovuto averla anch'io a un certo punto. Sì, cioè, sì. Quando ritrovo i miei scritti di quando facevo le elementari, erano terribili. Soprattutto io avevo una grafia minuscola, molto minuta, troppo fitta. E poi ho smesso di farlo, insomma, perché poi è stampata, poi è arrivata la macchina da scrivere. Certo, io ho mandato il prima curriculum manuale, poi elettrica. Il curriculum a Radio DJ con la macchina da scrivere manuale. Mi hanno chiesto per fare un documento di cui poi ti parlerò, anzi, che riguarda anche te, sì, il certificato di congedo illimitato definitivo. Illimitato provvisorio. Perché ci potrebbero richiamare da un momento all'altro. Che cazzo me ne fate? Per il lancio della prostata. Allora, sono andato a cercarlo e sono rimasto colpito dalla mia cura di quando avevo tipo 17 o 18 anni. Certo. Non pensavo di avere, cioè, io, come ho raccontato nell'intervista con Florencia, anche ho fatto 3 volte la quinta e la prima volta me l'hanno fatta rifare perché ho preso 6 in condotta. Non è che ne vada fiero, però ero un adolescente come tutti, no? Sì, sì. E quindi ritrovare invece in una busta, pensa questo, tutti i documenti da quando mi hanno mandato a fare i 3 giorni, quando io poi ho chiesto il rinvio, quando poi io ho chiesto l'anticipo e quando loro mi hanno risposto ero rotti coglioni, stai a casa. Ce li avevo tutti dentro una busta ed è una roba che mi ha fatto una tenerezza, certo. E mi ha fatto però ridere vedere la mia grafia che era
Invisibile. Sì, se arrivava, secondo me non me l'hanno fatto fare il militare, perché quelli che dovevano leggere non riuscivano. Non capivano. Tu abbascialo a casa, che ce ne abbiamo già tanti altri in quello scaglione, insomma. È bello ritrovare cose vecchie. Sì, domani te lo porto e ti spiego anche il perché. Sì, allora, già. Per osmosi state facendo una corsetta nelle campagne forlivesi con un bel sole che scalda e una bruna che evapora. Bruma. E qua c'è scritto bruna, però. Il correttore. Diamo la colpa al correttore. Io mi ero già fatto tutto un viaggio che lui avesse incontrato una ragazza con i capelli castani, sì, e poi l'aveva vista andar via e quindi l'ha vista evaporare. Io invece ho visto proprio una bruna che evapora. Ero a Dublino, faceva molto freddo. Quando? E pioveva nel 2008. E c'erano delle ragazze in maglietta che beveva, anzi in canottiera, che bevevano fuori questo Dior con i funghi. Sì. E la pioggia che si appoggiava sulle loro spalle evaporava. Perché loro erano molto calde. E perché loro erano calde, bevevano e erano sotto il fumo. Beh, come e quando vai a correre. Bellissima immagine. Tu, so che non l'hai mai provato, ma quando vai a correre o vai a giocare a calcio, fai uno sport all'aperto d'inverno, che torni con il cappellino di lana che è bianco di brina. In realtà è bianco del tuo sudore. Che è passato attraverso e si è ghiacciato sopra. Sì. Certo, io sono sempre molto orgoglioso. Sono pieno di foto con me, fatto in ascensore. Bravo. Nell'ascensore, quando mi guardo, dico: che bello! Finché c'è brina, c'è speranza. Ma a proposito di ragazze che si incontrano ed evaporano, attenzione. Così questo è un po' dark. No, cambiala, va. Cambio. Un po' più svelta. Perché lei ha deciso di andare via. Ah, ok. Fuga da Niguarda. Da Niguarda. Va ora in onda, fuga da Niguarda. Buongiorno, ragazzi. Sì. Ieri mattina, in zona Niguarda, ho conosciuto una ragazza di nome Serena. Mora, bel sorriso, mi ha mostrato i graffi che il suo gatto le ha lasciato sul braccio. Abbiamo chiacchierato un po' fuori dal bar, ci siamo fermati più volte a guardarci negli occhi. Un colpo di fulmine mai provato. Poi è arrivato il tram 4. È partita di corsa dicendomi il suo nome. Sono Serena. No. Non ho avuto il tempo di lasciarle il numero o di chiedere il suo. Ho provato a chiedere al bar, ma nessuno la conosce. Aiutatemi a ritrovarla. E lei, la cercavo da sempre, ne sono sicuro. Che figata, Gabriele. Cercasi Serena. Ieri si trovava all'ospedale di Niguarda. Ma no, era nella zona. Non era dentro l'ospedale. Niguarda è un quartiere. Ah, quartiere. Niguarda è un quartiere. L'ospedale è l'H grande. Niguarda uguale ospedale. Ah, ok. Figlio della farmacista. Esatto. Che lo vedi sempre da quel punto di vista. No. Quindi in bar in zona Niguarda. Ah, bar in zona Niguarda. In zona Niguarda. Okay. Per intenderci, è la zona dove il Seveso esonda. Ok. Tutto molto romantico. Insomma. Sì. Non esonda nell'ospedale, però insomma esonda spesso da quelle parti. Allora, Gabriele lui, Serena lei, se sono rose fioriranno. Certo. Questa è Grace Jones. L'ho sentita ieri questa canzone e ho detto: domani mattina la devo mettere assolutamente per radio, adesso me la segno. I've seen that face before. Strange.
Joël et Savary, on regarde sur tes fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Quella faccia lì l'ho già vista. E sai che sabato mattina eravamo in bicicletta, ci si affianca uno con una mountain bike assistita, quindi si attacca, diciamo, al gruppo. A un semaforo ci dobbiamo fermare per forza, perché insomma era rosso, c'era un po' di macchine, e questo mi guarda e mi dice: ma abbiamo pedalato insieme sabato scorso? No. Non mi ricordo, sembrava di conoscerti. Faccia già vista. No, ma certo, ma ognuno di noi tira fuori cose, ognuno, insomma, quelli che ti incontri. Non è che automaticamente poi ma ovvio, la gente ha altro da fare. In vacanza 4 anni fa, Borca di Cadore. No, sì, per quelli non che sono non mai stato in vacanza. Tirano fuori 10 amico così. Del Gianfranco. No, non sono amico del Gianfranco. No, perché la canzone dice: quella faccia lì l'ho già vista. Certo. I've seen that face before. Quella faccia l'ho già vista. Grace Jones, che aveva costruito questa canzone sulle note di un'altra canzone di Astro Piazzolla, che era Libertango. Yes, no, sotto yes. Avete sentito la sua fisarmonica. Tra l'altro, questa canzone, cantata in parte anche in francese, i più, diciamo, navigati come noi se la ricorderanno, perché era in un film molto bello. Era un giallo di Roman Polanski, ambientato a Parigi, in cui i protagonisti erano marito e moglie americani, ed erano Harrison Ford e Emmanuelle Signer, se non ricordo male, o forse la moglie era un'altra attrice, che arrivavano appunto a Parigi e la moglie veniva rapita. La so! Te lo ricordi? Frantic. Bello! La roba tipo 87, molto vecchio, però questa canzone è sopravvissuta forse anche meglio che il film stesso. Ma diventa un po' giallesco? No, è un giallo proprio, giallo. Lei viene rapita. Poi non mi ricordo che cosa succede, però il punto di partenza era questo, un viaggio di piacere che diventa un incubo. Non credo poi con un lieto fine. Tra l'altro, di Parigi si parla molto in queste ultime ore per il grande successo del referendum della sindaca. Questo Linus di Radio DJ è ironico. Perché? Perché a Parigi hanno fatto un referendum. Sì, questo weekend, ieri, anzi nella sola giornata di ieri, si sono presentati a votare il 5% dei francesi, cioè nessuno. Degli aventi diritto al voto, come si dice. E il quesito era bizzarro, perché il quesito veniva proposto in una maniera molto semplice, sì. No? Dopodiché tu andavi a guardare la scheda e nella scheda c'era scritto tutt'altro, perché il senso del quesito voleva essere: volete più o meno SUV a Parigi? Vabbè. Ma in realtà il punto di partenza, diciamo il cavallo di battaglia della sindaca era far pagare di più a quelli che hanno le macchine più grosse, certo. Perché c'è questo problema, indubbiamente, no? Le macchine stanno diventando sempre più grosse. Se tu vai nei parcheggi, per esempio, e parcheggi un SUV di questi piuttosto grossi, finisci sempre per sbordare nel parcheggio di fianco. Chiaro. E quindi questo esubero di superficie che tu vai a occupare va pagato, andrebbe secondo me sarebbe pagato. Anche giusto farlo pagare. Il problema è trovare un modo per fare delle regole, no? Perché loro alla fine hanno fatto invece un sondaggio nel quale tu dovevi pagare in funzione del peso della tua automobile, però magari poi ci sono macchine che pesano tanto ma costano poco, quindi vai a pesare sul bilancio di una famiglia, sì. Che non è per forza una famiglia ricca. Una Lamborghini ricca. Pesa meno di un'utilitaria. Sì, infatti il paradosso il paradosso letto era fatto prendendo una Ferrari, che costa è più piccola come dimensioni, come pesa peso, poco e quindi non è paragonabile. Comunque è un punto di partenza che secondo me varrebbe la pena di essere preso in considerazione. Dopodiché la tecnologia ci permette semplicemente, come dire, quando arrivi in un parcheggio, per esempio, ti inquadra la targa, sa già che auto è e ti fa pagare in base all'auto che è. Questo vale per i parcheggi. Poi ce ne sono magari altre di occasione in cui diventa complicato, per esempio le strade che stanno diventando sempre più strette, se tu ci metti due SUV affiancati o comunque due macchine molto grosse non affiancate, non rimane più spazio per esempio per passarci in mezzo con lo scooter o con la bicicletta. Diciamo la sostanza è questa. È difficile. La sostanza è questa: il Cayenne e la Smart sono due automobili diverse. Sì. Ecco, sì. Almeno che la legge se ne accorga. Sì, forse si potrebbe pagare alla fonte.
No, sì, tanto, anche, almeno qui anche. In Italia si pagano già dei bolli piuttosto importanti per le macchine di un certo tipo di cilindrata e probabilmente la tassa l'è già pagata in quelle condizioni. Comunque è un grande successo. Niente, nessuno. Sì, si sta diventando molto complicato a Parigi perché appunto diventa sempre più difficile muoversi e diventa sempre tutto molto più caro. E poi adesso arrivano anche le Olimpiadi e poi adesso arrivo anch'io e poi stasera arriva anche True Detective. Insomma, ragazzi, un inferno, non si può neanche immaginare. Daylight come, daylight go, how far will it reach? Ain't nobody know. Dawn breaks, the cradle will fall, and I will come, baby, when you ink it in blood. Faceva le parole crociate in corsivo, scrive l'ascoltatore. Il corsivo serve proprio per migliorare e sviluppare attività del cervello, dice Paola da Chiavari. Ho studiato storia orientale all'università e mi esercitavo a scrivere in corsivo, in ebraico e in arabo, perché in Oriente il corsivo è una disciplina artistica. Bello, molto bello. Io sono fermo alla prima, alle parole crociate in corsivo. Guarda che è una cosa. Sì. Tu fai una R in corsivo minuscolo. Cioè devi comunque troncarle. Ci possono essere anche un po' di equivoci. Boh, ma no? Completamente. È anche un po' sbagliato, se vogliamo, no? Dopo ci sono quelle lettere maiuscole, tipo la Q. Io sono così antico che a me la Q me l'avevano insegnata che era una specie di due. Sì. Poi dopo è arrivata la versione normale, l'oliva con la barra sotto. Una specie di lira. Una specie di lira, bravissima. Lira. La più difficile. Madonna, siamo antichi. È l'H maiuscola. Geroglifico. Ciao. Spero che nel nuovo corso siano un po' più comprensivi, come si dice. DJ, chiama Italia. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right. Whip your lovin' on me. Young J-A-C-K-A-K-A, Rico like Suave, Young Enrique, speaking at A-K-A. She's an alpha, but not around your boy. She get quiet around your boy, hold on. Don't know what you heard or what you thought about your boy, but they lied about your boy. Going dumb, and it's something idiotic about your boy. She wearing cheetah print, that's how bad she won't be spotted around your boy. I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me, baby. Whip your lovin' on me. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't.
S-S-I-O-N-A-R-Y. He sharp like barbed wire. She stole my heart, then she got archived. I keep it short with a bitch, Lord Farquaad. All the girls in the front row, all the girls at the barricade, all the girls have been waiting all day. Let your tongue hang out, fuck everything. If you came with a man, let go of his hand. Everybody in the suite kicking up they feet. Stand up, bitch, dance. And all the guys in the back waiting on the next track. Cut your boy a little slack. It's Young Jack. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skilla, baby. And the thing about your boy is, I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your loving on me. That's right, that's right. Whip your loving on me. Le 11 ora. Poi non te l'ho chiesto se era un sorriso o un coltello. Tu volevi salire, io volevo parlarti all'orecchio. E sotto casa mia mi sembrava di perdermi, solo per restare ancora, ancora un po'. Mi saluti, sta arrivando Firenze 21, 4 minuti e ricomincia il futuro. Sono stato un po' solo, ho perso il tuo numero, solo per dirtelo. Lenti, carezze sulle pozzanghere, come due carri armati, sono amanti violenti, numeri sulle pagine. Passato, è stato uno schifo, e ancora qui crampo.
cosa volevo fare io. Cosa, Linus? Un giro con Daniele Adani. Ma guarda che è scatenato, eh. Ieri sera l'ho visto veramente agguerrito alla Domenica Sportiva. Eh beh, ma è lì per quello, eh. Sì, quello è vero. No, quello è vero. Può fare il passacarte, come si dice, no? Se no, ti hanno chiamato è perché vogliono sapere che cosa ne pensi, insomma. Danielone, buongiorno, ciao, bentornato. Ragazzi, su buongiorno, bentrovati, ciao, buon ciao, lunedì, ciao, buona ciao. Settimana. Qual era il motivo di questa contestazione, di questa discussione che molti ascoltatori ci hanno segnalato ieri sera? No, era semplicemente la passione nella profondità di Cristo, dell'analisi. Lui dice va premiato il lavoro, è una cosa che dice sempre anche da noi. Sì, lui va premiato il lavoro, cioè il lavoro non è scontato in questo caso di chi? Di Inzaghi in questo caso, cioè nel senso che dei giocatori che a bocce ferme prima di iniziare con l'Inter non erano, come dire, sti fenomeni, perché poteva andare in maniera diversa, hanno reso tanto, ecco, questo hai detto. Questo? Sì, il discorso è esattamente questo, cioè la costruzione delle due squadre porta il valore delle due squadre, portava il valore delle due squadre a un Inter secondo me inferiore, ok? Perché, ho fatto qualche esempio, non so, Acerbi Darmian, Bremer Danilo, ci siamo? Sì. Calhanoglu gratis, Mkhitaryan gratis, Di Marco che passava dal Verona. Ho capito, però Calhanoglu gratis, ok, ma Calhanoglu non è scarso. No, però Calhanoglu non faceva questo mestiere. Calhanoglu era una mezzala offensiva che grazie al lavoro Però è diventato, a detto di tutti, uno dei mediani più forti del mondo. Però noi giochiamo nel 2024, non giochiamo nel 2021. Quindi il Calhanoglu di adesso, grazie anche al lavoro di Inzaghi, è un signor giocatore. Certo. Perfetto, Linus, okay. Hai visto? Hai visto che ci sei arrivato? Solo che ieri ho dovuto spiegarlo. Senti, invece, andiamo un po' più elementari. Vengo io la prossima volta da Team Forte. Un po' più elementari, andiamo un po' più elementari. A te è piaciuta la partita? Cioè, proprio piaciuta, proprio... Che dici che finisce 90esimo? Ah, bella perché partita. Perché noi siamo influenzati dal fatto che eravamo coinvolti emotivamente. Tu che sei un semplice appassionato... Ti dico cosa mi è piaciuto, che ci sono state tante occasioni da gol, va detto che sono state quasi tutte da una parte, perché ci sono stati, ragazzi, degli Inter-Juve, quindi il derby d'Italia dove non si è tirato in porta, ci siamo? Beh, anche almeno quello dell'andata, ieri... non è che il secondo tempo di quello dell'andata era soporifero. Sì. Esatto, però lì abbiamo, è vero, lì abbiamo avuto come due gran gol all'andata, qua abbiamo avuto un solo gol che è un autogol e almeno 7-8 occasioni tra pali, miracoli di Chesney, e poi dopo, essendo rimasti in bilico, comunque la Juve non era morta, la partita da un punto di vista emotivo è rimasta. Sì, poteva ancora finire bene. Ai punti, comunque, è giusto che abbia vinto l'Inter, ma il campionato è ancora lungo. Possono succedere ancora un sacco di altre cose. Alla fine, un 1-0 ci può anche stare. Vedo sulla scaletta di Linus. Cosa vuoi? Non copiare. Forse, non copio. Ma voglio solo sapere una cosa: come giustifichi il fatto che si segni sempre di più negli ultimi minuti delle partite? Cioè, le partite non sono finite finché non sono finite. Poi mi rubi l'altro punto. Il terzo punto lo dico molto volentieri. Dai. Prego. Allora, io penso questo. Penso che le nuove regole, da un paio d'anni forse che ci sono i 5 cambi, ragazzi, dopo il Covid, giusto? Certo. Vuol dire che tu, diciamo, che l'ultima mezz'ora la giochi con un'altra squadra, praticamente. Caspita, il 50%. Ma sai, Daniele, perdonami se ti interrompo, sai che ieri sera io, che ero un po' demoralizzato, perché a un certo punto si capiva, insomma, che l'Inter aveva la supremazia in campo, nell'ultimo quarto d'ora, quando Inzaghi ha messo in campo la squadra B, ho detto, ma la squadra B dell'Inter è scarsa, qualche speranza adesso ce l'abbiamo. Certo. Purtroppo non abbiamo avuto abbastanza tempo. Dai. Scusa. Lo so, no, ma è proprio questo, nel senso, secondo me c'è la possibilità veramente di incidere molto, e alla fine, se tu metti una squadra di qualità, crescono le prodezze e anche gli errori. Sì, e quindi vengono fuori gol. Ecco perché cambia le partite. Incredibile. Il terzo punto dalla scaletta di Linus è la gioia dei miei occhi. Qui parla, diciamo, la rivalità con i cugini del Milan. Ci sono tre lettere: CDK. CDK. Ti dice nulla questo acronimo? Mi dice Gasperini a me. CDK. Questo acronimo. Mi dice Gasperini, sei un grande. Fai fare il mestiere a Linus. Chi è CDK? No, è Charles de Ketelaere, che è questo ragazzino belga, che probabilmente non si è sentito abbastanza sicuro nei panni del Milan, e adesso ha trovato la fiducia a Bergamo, una squadra forse che l'ha saputo accogliere meglio, insomma. È una storia un po' del calcio nel senso ma della vita, nel senso, ragazzi, chi ha detto che c'è da diventare già
forti, maturi, che ti posso dire vincenti, a 20 certo. anni, si può fare a 23, 24, 25, è quello che dico io, secondo me se tu dai un po' spazio al lavoro, che è un valore, certo. in questo caso da Gasperini sappiamo cosa accade, ok? E questo ragazzo si è liberato, ma questo ragazzo il talento l'ha sempre mostrato. Cioè, è un ragazzo di grandissimo talento, veramente adesso è un piacere vederlo giocare. Sì. Ragazzi, è un piacere. Destra, sinistra, Gasperini lo mette anche prima. Anche prima del Milan era un piacere vederlo giocare. Era da noi bravissimo. Che non lo facevano giocare. Hai ragione. Prima del Milan, questo ragazzo da adesso è il ragazzo che era il Bruce. Dai. È questo. No, tra l'altro, questo è, come dire, fa parte di una teoria che io cerco di ripetere spesso, anche se poi magari è una teoria che trova il tempo che lascia il tempo che trova. Cioè. O tu hai Cristiano Ronaldo, Maradona, Messi, quelli che sono dei fenomeni che dovunque punto tu li abbia messi sì. avrebbero fatto qualunque cosa. Oppure la differenza fra un campione e un buon giocatore dipende da due fattori. La fiducia che ti riesce a trasmettere l'allenatore e il posto in campo dove l'allenatore ti mette. Che dici? Dico che hai quasi completato il tutto, nel senso che poi anche io aggiungo, però è legata a questa cosa, la maturità umana. Certo, certo. La maturità umana, perché sono sempre ragazzi di 20, 25, 28. Benzema, che ha fatto per 7-8 anni veramente l'alfiere di Cristiano Ronaldo, quando è rimasto solo è diventato pallone d'oro a 35 Bello, anni. Mi piace. È vero o no? Bravo. Questa è la chicca che soltanto uno come te poteva mettere sul tavolo. Bravo. Chiudiamo con qualcosa di extra calcistico, qualcosa di femminile, non solo. Io vorrei sapere il nome della parrucchiera che ieri ti ha piastrato, perché ieri è andata con la mano pesante. No, ti dico lì. Allora c'è la Bimma. La Bimma, certo, la Bimma, ragazzi, devo dire che lì è un massaggio che lascia il segno, ti metti in condizioni di esprimerti, capito? grande Mimma, la salutiamo. La Mimma è la parrucchiera della Rai, che è calabrese di quelle proprio così, grandissima, parla così. Buona settimana, Daniele, grazie. Ciao, ragazzi, come sempre. Ciao Daniele, ciao, un abbraccio. DJ Chiama Italia.
In Romagna la chiamerebbero odio box, qua è Mattaschianta proprio. Mattaschianta. Una che fa la canzone che si chiama La Sdora, ma neanche La Sdora. Eh sì, perché è un po' quello, la, no? La donna anziana. La vecchietta. Babushka, sì. Nonnina, sì. Sarebbe nonnina. È un termine che i russi usano in maniera molto tenera. Sì. Invece nonnina. Qui è diventata una cosa molto aggressiva. Babushka. No? Vetri che vengono spaccati, la scimitarra, la spada, insomma. Mi ricorda Kate la mia... Bush, quella di Running Up the Hill. Sì. Quindi di Stranger Things. Mi ricorda la mia infanzia, perché Babushka fa un po' rima con Abushki. Tu ne vedi quella casa con Abushki. Nico, Abushki, Nico. Che fesso che sei. Abushki. Prima sentivo che parlavi di dei capelli di Adani, sì, stirati, certo, da Mimma. Sì. Che saluto. Mimma, quanta salutiamo. Femminilità in quella parrucchiera. Tantissimo, tantissimo. E quanta tantissimo. Dolcezza. Ma tanta, stesso. Davvero. Ciao Mimma, tanti baci. Non ho avuto così spesso l'occasione di essere pettinato da te, sì, anche sì, perché è un lavoro che richiede 30 secondi, però ho un... Beh, a quei tempi richiedeva qualche secondo in più. Qualche secondo in più, insomma. Però era la classica che incontravi se andavi da Fazio. Certo, no, certo, perché certo. Quello è il suo terreno di battaglia. Via Mecenate, adesso. No, parlavi appunto dei capelli. Ieri ho visto un film che mi ha lasciato un po' interdetto, nel senso che non ho ancora capito se mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Diciamo che l'ago della bilancia pende di più verso il più. Mi è più piaciuto che non piaciuto, però non è un film che andrei a rivedere, anche se poi insomma è un film che farà sicuramente molto parlare, già adesso è così, e probabilmente si porterà a casa qualche Oscar. Quindi il film è Povere Creature. Non mi chiedete il nome del regista, perché è un regista di origine greca e quindi il nome è un po' complicato. Ah, ho capito qual è. Sì. Ed è una specie di Frankenstein, Barbie Frankenstein. Ok, okay, potrebbe, okay. Sì. Però Barbie Frankenstein quell'oscuro oggetto del desiderio, giusto per fare un po' il figo, che è un film famoso di un regista spagnolo che si chiamava Luis Buñuel, e l'oscuro oggetto del desiderio è esattamente quello che avete in mente voi, ok? Perché cosa c'entra questo con la parrucchiera? Perché lei ha dei puoi dire il nome del regista? Yorgos Lanthimos. Perché lei nel film Emma Stone, che è fantasticamente bravissima, sì, ha sì, dei capelli neri lunghissimi, lucidi, e quindi ho pensato ad Adani con quel tipo di... Beh, bello. Adani potrebbe fare il donatore per delle patch altrui. Sì. Assolutamente. Se fosse un amico donerebbe prima di tutto, certo, diciamo, la sua cerchia più ristretta. Giusto. Qual è la storia di questo film, Linus? Vi posso dire la partenza. Ah, non si può dire quello che mi hai detto prima? È un po' troppo. Lo scopri dopo 10 minuti, ma non spoiler. Lo... No, poi spoiler. Però diciamo, è bello, cacchio. Ci dà è un una modo specie di Frankenstein. William Dafoe, che sì, è il protagonista, è una specie di appunto scienziato, sì, sfigurato, con questo volto che avete visto in molte... E quello si vede, perché lo si vede nel trailer. I trailer, insomma, no? Che all'inizio proprio del film recupera un cadavere di donna, ok? Ok. E le inserisce il cervello del bambino che lei ha in grembo. Quindi viene fuori un essere... Adulto, ma una bellissima ragazza di 25 sì, anni, 30 anni, adesso Emma Stone magari ne ha qualcosa di più, ma ti stavo per dire bella. Non dire chi è, vabbè. Ti stavo per dire non dire chi è la protagonista. Vabbè, ma è famosa. L'abbiamo detto. Si certo, dice che vincerà l'Oscar, certo, lei per certo, questo film, certo, insomma. Certo. Però che si muove, specialmente nella prima parte del film, come se avesse 3 anni. Però, e fa le cose di un bambino di 3 anni. Può essere divertente. Per 5 minuti. Quello può essere divertente. La parte bella, immagino, sia... E dopo è il casino, è gestire, no? I sentimenti. Certo. No, non hanno filtri. Mentre te lo racconto... Hai capito? L'ago che si sposta di più verso il bello. Certo. Però forse che era un po' lungo, e allora a un certo punto ho fatto... Però vabbè, che bello. Ma il tasso di sopportazione di Linus per qualsiasi evento è... 15 secondi. Diciamo, io sono più generoso e dico 15 minuti. Ma che ho 15 visto secondi sui video e sulle cose. Sulle riunioni 5 minuti. Guarda che sabato sera al forum ho visto quasi tutta l'esibizione anche di Prezioso. Quindi praticamente ho visto l'80% di dello tutto, spettacolo. Certo. Poi certo, avevo paura del traffico. Hai perso il gran finale, però. Ho capito. La piattaforma che si solleva. Lo sapevo. Quella, non avessi mai visto una piattaforma che si solleva. Vabbè, ma allora... Andiamo a pranzo, no? Una riunione con Linus. A che ora ce l'hai? Alle 12:30. Beh, 12:35 hai finito.
Guarda che le riunioni di Jeff Bezos durano al massimo 15 minuti. Ah, beh, beh. Sì. E Dr. Dre, e Dr. Dre durava l'ascolto dei suoi provini non più di 30 secondi. Tanto si capisce subito come va a finire. Però oggi forse. Quindi, and now niente, guarda, siamo distratti perché abbiamo fatto voguing per 5 minuti e... Sono sudato. Sì. Non mi aspettavo che facesse così caldo oggi, vestito pesante. Dimmelo a me. Allora, abbiamo toccato un sacco di argomenti, poi ce ne siamo anche un po' dimenticati, un po' perché è arrivato Adani, un po' perché dei capelli di Adani siamo arrivati ai capelli di Emma Stone. Insomma, è difficile mantenere la barra dritta. Tornando per un secondo indietro, vi abbiamo fatto venire l'acquolina parlando di questo, di questa tendenza che è reintrodurre nelle scuole dell'obbligo l'insegnamento della scrittura corsiva, perché non è soltanto una questione estetica, ma è una questione anche di far maturare i sentimenti che stanno dietro alle parole che usiamo per esprimerci. E sono arrivati ovviamente un sacco di messaggi. Proprio in questi giorni mi è venuta l'idea di riprovare a scrivere in bella grafia, appunto in corsivo. Ho dovuto vedere su internet come fare la T maiuscola. Vuoto totale, non me lo ricordavo. In effetti quelle, le maiuscole sono forse le più difficili. Sì, ma sono anche fuori moda. Secondo me la T maiusco fai una croce grossa e hai fatto la T, non è che fai la T in stampatello, perché poi vince un uso promiscuo, ma certo, che è sbagliato, però ma no, in realtà, ma invece va benissimo. Capito quello che ti voglio dire? Fai la T maiuscolo e la I in corsivo. Piccoli a TI. Ma guarda che è la mia ora del raspeghin questo. No, mi è andata proprio dalla saliva di traverso. Una saliva di traverso. Io per la H maiuscola ho pianto tutte le mie lacrime in prima elementare. Ciao ragazzi, noi viviamo in Croazia e i nostri figli a scuola imparano due tipi diversi di corsivo, quello italiano e quello croato. È anche interessante questa cosa, no? Se tu vedi una lettera in corsivo in anglosassone, è molto differente da quello italiano, sì, perché proprio hanno un modo diverso. Anche, per esempio, è molto facile vedere la
la differenza sul 2, su come disegna il 2. Noi facciamo un 2 che è una specie di cigno con la base dritta, mentre il 2 anglosassone ha un panciotto davanti, si fa un ghirigoro. Io so scrivere solo in corsivo, in stampatello scrivo come in prima elementare, ragazzi. Buona giornata, Monica da Como, poi c'era qualche vocale forse? Sì, però non sui corsivi, aspetta, te lo recupero se vuoi, eccolo. Ciao Lino, c'è Nicola, non parlarmi di corsivo con mio figlio che ha 8 anni. Io non so niente di corsivo, le maiuscole, la H maiuscola, la F maiuscola, la G, ora c'è Google, cazzo, mio figlio si accorge, faccio di quelle figuracce. Sì, comunque... sì, ma noi che ce lo siamo già dimenticati, ormai siamo andati, cioè noi abbiamo perso completamente questo treno, però quelli che arriveranno dopo di noi sarebbe bello che lo conservassero. Comunque è una questione anche di reputazione, perché come scrivi è un biglietto di presentazione immediata che permette alle persone di farsi un'idea sommaria su di te. Ho visto degli influencer che adesso scrivono i libri in virtù dei follower che glieli fanno vendere e poi vanno a fare i firmacopie e scrivono, come avrebbero detto a scuola, le zampe di gallina nella dedica e tu dici ma questo è un analfabeta, ma questo non sa, cioè, ma quasi sempre questo ci azzecchi. deve andare a testa proprio, male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Guarda, scrive i libri, il tombale lo mette un ascoltatore, siamo nell'era del controsenso, si parla in corsivo, sì, no? Vero, quella roba lì che andava un paio di anni andava fa. Non è che andava, che di cui i vecchi si sono accorti 2 anni fa, esatto, ma adesso... non si scrive più. Mettiamo ancora una canzone, go. Could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know it starts inside of me. Can be it if I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings. I believe I can fly.
Adriana, io faccio un corso di paleografia a Lucca. Vi assicuro che dopo anni e anni di esercizio si impara a leggere, però ci vuole tanto esercizio. Ovviamente parlo di scritture in latino, che scrivevano meglio dell'alto medioevo, quindi stiamo parlando del 300-400 d.C., che nel Rinascimento, cioè nel 500. Per assurdo, dice, quando ognuno inizia ad avere la propria grafia, allora diventa complicato, perché tu elabori una tecnica di scrittura che è soltanto tua e quindi vai a capirla, gli poi altri fanno fatica perché non glielo puoi chiedere qui cosa intendevi, no? Sono morti da centinaia di anni. Vale anche adesso, vale anche sì, adesso, certo. Per assurdo, insomma. Vallo a dire ai farmacisti che ma perché lo fanno? Allora, tu stai parlando dei medici. I medici scrivono le cose in maniera incomprensibile. Scrivono malissimo, tanto sanno che il farmacista capisce lo stesso. Ha un decoder, la macchina Enigma. Ma tu non hai mai visto un farmacista dire ma che cazzo? Io sì, se, e più volte. Sì, certo, ma se tu hai medico, capita, no? Allora, però nei paesi, sai che il grosso certo, nei paesi medico e farmacista sono parenti. Quello che ho imparato a 100% Italia è che l'80%, il 90% del territorio nazionale è fatto di piccoli centri. Quindi nei paesi, questo qua è il dottor Rossi. Sì. Vabbè, il dottor Rossi è così. Qua cos'è? Va bene, Nurofen. Ok, Nurofen, così. È tutto sì, così. Sì, è probabile. Quindi. Allora, la canzone che avete appena sentito si intitolava I Believe I Can Fly, era di quel disgraziato di R. Kelly, ma la canzone rimane meravigliosa al di là del personaggio. Certo. E qualche ascoltatore ovviamente subito ha detto la so. La so! La so! State per parlare di pallacanestro. Tra poco. DJ, chiama Italia. Ti ho rivista negli occhi degli sconosciuti e ballavi sfocata tra tutte le luci. Io parlavo una lingua che tu non capivi, me ne inventerò una se poi mi porterà da te. Prendo tutto a pugni ancora un po', lascio le parole in un cassetto, esco, forse sparirò. Quattro inverni io che ti aspetto, io che sfondo le porte, tu non esci di casa, come siamo ridotte, è l'ultima chiamata, lascia un sapore amaro, un finale già scritto, di parole non dette, trema tutto il soffitto adesso, resto sopra il ciglio ancora un po', scordati di tutto quel che ho fatto, lascio, ora sparirò. Per non sparire, così strette che è impossibile da digerire. E a pensarci oggi voglio solo ridere. Ed aspetto quattro inverni per tornare a vivere. Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna bacia un altro e poi ti tocca un po' di... DJ, chiama Italia.
parlami d'amore, cambia la visione. Vuoi tornare un po' indietro nel tempo? Seguo le tue ombre, non ascolto, sento. Siamo neve e sole nelle lacrime che scendono. Quello che non ho è amarti un po', è un bacio nel silenzio. Quello che non so è mandarti via, sei qui nel mio silenzio. Tutto quel casino, tutta quella gente, noi ci siamo persi e ritrovati sempre. Parlami d'amore senza più parole, oppure questa luna è lì per niente. Quello che non ho è amarti un po', è un bacio nel silenzio. Quello che non so è mandarti via, sei tu nel mio silenzio. Ora che siamo soli non è vero, ora torniamo a vivere davvero. Ora non c'è una colpa, ognuno ha il suo dolore. Quello che non ho, ora lo so, sei tu nel mio silenzio. Quello che non so è mandarti via, sei qui nel mio silenzio. Forse è soltanto questo che volevo, ora torniamo a vivere davvero. Ora non c'è una colpa, ognuno ha il suo dolore. Forse che siamo soli non è vero, ora è la volta buona che ci credo. E se mi baci adesso non ti lascio andare via. Silenzio, sei tu il mio silenzio. Radio DJ, le 11.36, benvenuto a Carlton Myers, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Salve, ben trovati. Da quanti anni hai smesso di giocare? Tu hai finito tardi, avevi già 40 39 anni. 39 anni, 2011. Quindi sono 10-12 anni. Sì, 13. Te ti sembra uno 13. Che ha smesso di giocare da 10 o 12 anni? No, 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 è un fusto, giusto, diciamo. Non è giusto. Non è giusto, oh, ragazzi. Questo, questo mondo gratis, è ingrato. Ma non è neanche gratis, bravo. Cioè, nel senso che ci hai dato dentro, come si dice. Continuo nel darci dentro. Poi okay. C'è anche la genetica che... Naturalmente. Insomma, ti salva. E ci dai dentro, adesso per radio è difficile, ma visto che siamo anche in televisione, sia con l'allenamento che a tavola, cioè a tavola non dandoci dentro. Ci do dentro all'allenamento per poter mangiare a cuor leggero, diciamo, okay, e bere okay. Un bicchiere di vino in più. Okay. Senti, sei rimasto nel mondo della pallacanestro, tant'è che stamattina sei qui per raccontarci delle Final Eight che sono la prossima settimana a Torino, che è diventata la città che ospita questo piccolo torneo che rappresenta praticamente la parte finale della Coppa Italia di basket, no? Final Eight, un titolo internazionale, però stringi rimane esatto. Quello, insomma. Lo scorso anno, a sorpresa, io ero lì, non è che ne sapessi più di tanto, seguo il basket ma non sono così tecnico, ho visto vincere Brescia in una finale che sembrava invece già ormai scontatamente vinta dalla Virtus, no? Adesso Brescia addirittura è prima in campionato. Ma rispetto agli anni passati possiamo dire che questo è il primo anno in cui veramente non si sa, no, chi possa vincere in questo caso qui la Coppa Italia, ma piuttosto che il campionato. Quindi si è alzato il livello e questo è un bene per il nostro movimento. Certo. Quindi Milano e Bologna hanno costretto le altre squadre appunto ad alzare il livello, come dicevo, e c'è più competitività. Più competitività vuol dire creare più interesse, no, da parte anche degli appassionati, ma non solo. E quindi tornando alle Final Eight, ancora di più quest'anno, visto che Brescia è prima in campionato, Venezia subito dietro e ci sono anche le outsider, non si sa come andrà a finire. Ma una cosa bella del campionato di basket italiano è che, a differenza del campionato di calcio, che grosso modo rappresenta anche
la geopolitica italiana, no? Cioè ci sono due squadre di Torino, due squadre di Milano, due squadre di Roma, insomma ci sono tutti i grossi centri, poi qualche altra cittadina, ma che quasi diciamo le eccezioni ruotano. Come il Chievo sono poche e durano poco. Se tu guardi la classifica del campionato italiano di basket, ci sono veramente tutte le regioni rappresentate. Sì. Te la leggo velocemente così a ripasso anch'io: Brescia, Bologna, Milano, Venezia, Reggio Emilia, Napoli, Scafati, e qui siamo in costiera amalfitana praticamente, Trento, Pistoia, Tortona, Cremona, Sassari, Varese, Treviso, Pesaro, Brindisi. Fa un po' male vedere Pesaro così in fondo, no? Sì, come dicevi tu, insomma, abbraccio un po' tutta la penisola, la nostra penisola. Pesaro, sì, che ha negli ultimi anni in realtà, dopo aver sofferto molto, era riuscita anche ad ottenere dei buoni risultati. Adesso quest'anno sta faticando e purtroppo sta rischiando. Speriamo, io lo dico con particolare affetto, non solo perché abito vicino a Pesaro, ma perché ho anche giocato qualche anno. Dove stai tu? A Rimini. A Rimini, certo. Hai giocato anche a Rimini. Ho iniziato a Rimini. Sì, 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 okay, ho iniziato a Rimini. Che squadra hai fatto tu, Carlo? Io ho iniziato a Rimini, poi sono andato a Pesaro. E c'era l'opportunità forse di andare in America, ma era troppo lontano, quindi sono andato a Bologna. Non hai fatto neanche quella specie di provini che si fanno d'estate? I camp, no? Mi avevano appunto invitato in New York. Io sono nato a Londra, in no? Knicks, eh? Però in New York Knicks, sì. E allora la guardia titolare era Starks. E, è che sono nato a Londra. Sapevi già la lingua anche. Sì, sì, sì. Però sono molto romagnolo. Sei stanziale proprio tu di carattere, sei stanziale, non avevi voglia. Volevo farti una domanda, io seguo poco, quindi ho delle domande un po' laterali. È possibile? Qui torni a essere l'uomo della strada. Un pochino sì. È possibile che ci sia, sta attento alla domanda, un po' del cazzo. Aspetta che mi metto anche l'altro. No. È possibile che ci sia un appassionato di Lega Basket, del basket italiano, che non segue l'NBA? Statisticamente secondo te è una roba possibile? Perché è diverso dal calcio. Io non so nulla del calcio inglese, ma la Serie A, la Serie B italiana la seguo tantissimo. Il basket ha ancora un po' la dipendenza dall'NBA, o mi sbaglio? Prego. Guarda, in realtà sì, però noi l'NBA, per adesso fare un esempio, ha fatto adesso lo scorso autunno una Final Four a Los Angeles, quindi sta copiando un po' il sistema anche a Las Vegas. Sta copiando perché un po' io anche seguo, segui le NBA. il sistema europeo e non solo, negli ultimi anni vediamo come la grande NBA attinga nei campionati europei, e ci sono tantissimi giocatori europei, tantissimi, una volta erano l'eccezione, anche la differenza. Sì, secondo me una volta ci guardavano proprio come un basket del terzo mondo, ecco, volevo dirlo. Sì, no, ma è così. Adesso, ma in realtà la sensazione è che siamo diventati quasi due basket differenti, insomma, non lo vedi anche nei punteggi. I punteggi delle partite italiane sono, non so, 75-64. Mm-hmm. I punteggi delle partite americane sono 145-120. Un po' perché tirano sempre da tre punti, un po' perché c'è molto meno fisicità, mi pare. Meno fisicità e danno spazio, a parte i playoff, allo spettacolo. Non sappiamo, gli americani che non danno la priorità, ma ci guardano con attenzione a quella parte lì. E tra l'altro, voglio un attimo dire una cosa rispetto al nostro campionato europeo: i giocatori che vanno là alla fine non hanno difficoltà di inserirsi in quel sistema. Gli americani, per quanto bravi, quando arrivano nel sistema europeo qualche difficoltà perché non sono abituati a giocare con uno che li marca stretti, molto molto fisico. Sì, e poi anche commettono spesso infrazioni di passi, perché là è concesso. Quello volevo dire, in America non fischiano i passi. Proprio il motivo che dicevamo prima, per lo spettacolo, no? È chiaro che se uno può prendere un passo in più ne va anche dello spettacolo, no? Certo. Quindi lasciano correre un po' di più. Questa cosa del tiro da tre che sta infestando appunto l'NBA è arrivata anche in Europa adesso, che si punta quasi solo ormai a tirare da lontano. Io te l'avrei chiesto così: quella pugnetta del tiro da tre è una roba che peggiora il gioco? Cioè la qualità della partita? Però è anche bella quella che ti ha chiesto Linus, nel senso che sei arrivata da noi. Tendenzialmente, diciamo prima, un po' si guarda, no, all'NBA. Steph Curry è stato, possiamo dire,
l'artefice ed è lo è tuttora di questo fondamentale. In Europa meno, si tira meno, anche perché i risultati di ogni singola partita contano molto di più, quindi c'è ancora molta più tattica rispetto e strategia rispetto al shoot and gun. Cioè, accento inglese, l'inglese d'Inghilterra. Sì, l'inglese d'Inghilterra. E d'altronde è nato a Londra. Cioè, tira e vai. Esatto. Però tutti tirano da tre. Prima avevamo i pivot, no, i lunghi, esatto, i cosiddetti lunghi statici sotto, adesso... sono meno importanti adesso. Non è che sono meno importanti, è che hanno sviluppato il tiro da tre a volte anche più loro. Anche dei piccoli. Sì, sì, anche loro. Mettiamo una canzone e poi torniamo. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh no. Ascoltando a Radio DJ, stiamo parlando di basket o di pallacanestro. Si dice più basket o pallacanestro ormai? Pallacanestro mi sa che lo dico soltanto io che sono anziano. No, ma ti scappa anche a te, sì, tanto Carto. Pallacanestro, sì. Un po' di vicinanza anagrafica, insomma. Scrive Alessandro da Arezzo, grandissimo Carton e Carlton Myers che è con noi questa mattina, mi ha fatto innamorare lui della pallacanestro, amore che dura tuttora. Voglio sapere chi è stato il tuo Carlton Myers, cioè il giocatore, non so, italiano o internazionale che ti ha fatto impazzire. Guarda, purtroppo non c'era, magari ci fosse stato, ti racconto un episodio giusto per farti capire la mia mentalità. Primi anni 90 ero sotto contratto con un'azienda di scarpe, lo era anche Michael Jordan, ovviamente con le dovute proporzioni, durante un evento che si organizzava
presumibilmente a Milano, mi hanno chiesto: ma ascolta, guarda, questa cena che forse ci sarà anche Michael Jordan, hai piacere di star vicino a lui, di conoscerlo? Dico no, non interessa, perché cioè, questo e perché non ti interessava? Perché sei un bastian contrario. Ma no, fondamentalmente ero concentrato sulla mia però poi ti sei persona. Sì, ma hai rimpianto di non esserci stato. Sì, rimpianto, sì, ho rimpianto. Anche perché in quel periodo... conosco tutti quelli che erano a quella cena, perché prima o poi ognuno di quelli che c'è stato è passato di qua. Sai perché io sono stato a cena, quella c'è la foto, insomma, e tu niente. Hai visto che hanno venduto 6 paia di scarpe sue nei giorni scorsi a non so quanti milioni di dollari. Io adesso, al di là dei milioni di dollari, che insomma al di là si fa per dire, e io avrei potuto in quegli anni proprio conoscere tutti, no? Certo, avevo la possibilità, certo. Ma tutti i campioni, ma non solo della pallacanestro, del calcio, del tennis, però ero così, avevo quella testa lì, nel bene e nel male. Senti, i tuoi figli sono un po' così? No. Non ritrovi, diciamo. Grazie a Dio, no. Ok, perfetto. Quello che gioca a basket ti somiglia un pochino? Nel gioco, intendo. Ma lui ha più talento dal punto di vista anche del tiro, della capacità di trattare la palla. Ha preso più il fisico di sua madre, bellissimo fisico, però ecco, meno atletico rispetto al mio. Okay. Che ruolo gioca? Playmaker, ok. E senti, ma... E dobbiamo parlare di cose serie. E perché mi hanno detto che sei forte. Beh, era un classico questo. È vero? Ma sì. E no, però... Non riesco a imitarlo come te. E no, ma devi farlo, No, così. Dopo io prendiamo... sono più espressivo, la voce non c'è. Ma... E mi fai l'espressione, godiamo lo stesso. Matteo, ricordatelo, lo facciamo per il sito. Prendiamo le immagini di Carton che parla qui in radio e gli mettiamo la voce di Celentano dietro. Certo. L'hai mai incontrato, Adriano, invece? Non l'ho mai incontrato. Che palle. Ma cos'è? Perché? Cioè, perché? Perché io non lo sapevo questa roba qua. Ricordatevi di chiedere l'imitazione di Celentano alla fine. Sì. Perché ce lo scrivono? Perché vuol dire che tu l'hai fatto tanto. Ma l'ho fatto, sì, anni fa lo facevo. In sì. Campo? No. Guarda, no, magari veniva invitato in uno spettacolo, in una trasmissione come la nostra, perché la somiglianza di corpo? Allora, partiamo dal presupposto che il mio linguaggio corporeo, anche il modo di parlare, dicono che ricordi un pochino, quello di... sì, un pochino. Poi dopo, se devo fare un'espressione, sì, la faccio, c'è una somiglianza, ma si vede più in quelle situazioni in cui sono... Non ci penso, ecco. Ok. Chiaro. Senti, chiaro. Parliamo un po' delle Final Eight. Cominciano giovedì prossimo, che è il 14, vanno avanti fino a domenica, che è il 18. 8 squadre che appunto compongono questo torneo. C'è anche molto spettacolo intorno, c'è anche buona parte di Radio DJ, ci sono Andrea e Michele, che quando c'è da fare casino non mancano. C'è DJ Aladdin che mette la musica, c'è Gammon che canta. Gammon è quello che ha fatto l'inno della Lega Basket. Sì. Quindi, insomma, e poi è un grande appassionato. Nonché collezionista di scarpe, diciamo, da basket. Beh, vabbè, era quasi inevitabile per uno come lui che ha cominciato con l'hip hop, mettiamola. Sì, ma anche poi è virato. È anche alto. Sei collezionista di scarpe tu? No, neanche niente, di quello. No, neanche delle mie. Bastian Contrario. Neanche delle mie. No, ma dico la verità, neanche le mie. Certo. Ma ce l'avete almeno un canestro di fianco al garage come in Happy Days? Abbiamo dietro un canestro, casa. Sì, nel giardino abbiamo un canestro. Devo dire però che ho tenuto alcuni palloni, quello dell'Europeo, quello dello Scudetto, quello della Coppa Italia, qualche maglia ce l'ho, ma purtroppo ero molto superficiale in questo, non mi attaccavo le cose, non gli davo il giusto valore. A rimpianti? Mi dispiace non aver tenuto le scarpe dell'Europeo, le scarpe delle medaglie d'argento, alcuni cimegli, no, che... così da guardare ogni tanto, e questo sì. A che punto è il basket in Italia in questo momento? Ma lo dicevamo prima, guarda, col fatto che qualche anno fa, fino a un paio d'anni fa, si sapeva già che avrebbe vinto il campionato Milano o Bologna. Certo. Le due squadre hanno costretto le altre ad alzare il livello, e quindi obiettivamente oggi, anche se devo dire che in una fase di campionato, dei playoff, è difficile poter andare a vincere 3 o 4 partite contro Milano piuttosto che 3 o 4 partite contro Bologna. Però il campionato parla da sé. È molto equilibrato. È molto equilibrato. Senti, da milanese, adesso sta andando meglio, però c'è questa specie di maledizione a Milano
Per cui da quando ci sono i soldi, da quando c'è Armani, la squadra, diciamo, raccoglie meno di quello che uno si aspetterebbe per gli investimenti, per i giocatori, per gli allenatori. L'hai messo in difficoltà. Fammi Linus. Un'altra domanda. No, no, l'hai messo in difficoltà. Allora, intanto i soldi non sono tutti. Non sa, non risponde. No, i soldi non sono tutti. Ne sappiamo qualcosa perché all'epoca la Fortitudo aveva Giorgio Seragnoli, che anzi, saluto se mi sta ascoltando, che aveva un plurimilionario, stavo per dire miliardario, ma plurimilionario, e che però non serviva. Insomma, oggi Milano. Non bastava. Non bastano i soldi. Sì, Paris Saint-Germain nel calcio, no? Un po' che metti insieme tante. Manca l'amalgama. Manca l'amalgama, compriamolo sta amalgama. Quanto costa? Vabbè, sì. Bene, ti ricordi le 8 squadre che partecipano alle Final 8? Questa è una domanda da 100 punti. In ordine, no, però vabbè, te le dico. Le 8, vabbè, dai. Allora, Brescia. Come ricordarsi i sette nani? Vai, Brescia. Brescia, Venezia, Milano, Bologna, Trento, Reggio Emilia, Pistoia, Napoli. Perfetto. Giusto? Chiedo alla Lega. Tutto è giusto. Risposta sì, esatta, sì. Perfetto. L'appuntamento è da giovedì prossimo a Torino. Mercoledì, per carità. Era Carto Maier, Sassuolo Radio DJ. Grazie Carlo, grazie a te. A domani. E sei forte. DJ, chiama Italia.